quando si dice anticipare i tempi. È infatti nel 2019 che la startup di Fermignano, Viraschutz, ha cominciato a lavorare per prevenire le malattie dovute ad attacchi batterici. Poco dopo è arrivato il Covid, rendendo questo tipo di innovazione ancora più urgente. Nel 2022 l'approdo sul mercato di una soluzione capace di contrastare quasi il 100% dell'attività batterica, garantendo ambienti sicuri anche fino a 3 mesi. Questo progetto che vi presentiamo oggi nasce dalla spinta forte da parte di Viraschutz e si sviluppa in seguito a 2 anni di intensa ricerca svolta nei laboratori di tecnologia farmaceutica dell'Università di Camerino e nella Recusol, che è una spin-off della stessa università. Dunque, da questi 2 anni di ricerca è emerso un importante prodotto che è stato poi brevettato e che consiste nell'applicazione conseguenziale su una superficie di 3 prodotti antibatterici precedentemente conosciuti, che però insieme danno una sinergia di attività mai vista in precedenza. Quindi arriviamo ad un abbattimento della carica superficiale dei microbi in superficie di circa il 99,99%, quindi livelli che sono esponenzialmente più elevati delle singole attività antimicrobiche e delle singole sostanze. Quindi l'innovatività della scoperta sta nel fatto che abbiamo esplorato un potenziale delle singole molecole che in sinergia danno un risultato mai visto in precedenza. Un'altra importante caratteristica dell'invenzione è il fatto che sia di lungo termine. Quindi, diciamo, questa combinazione di molecole non è solo efficace nel disinfettare le superfici, ma anche nel prevenire la ricontaminazione delle superfici per un periodo studiato di almeno 3 mesi. Quindi ci possiamo, tra virgolette, dimenticare della disinfezione costante delle superfici, in quanto esse sono protette dalla ricontaminazione microbica. Grazie anche al metodo di applicazione che è fatto per mezzo di erogatori elettrostatici professionali, riusciamo a ridurre gli sprechi e a ridurre del 75% il prodotto erogato rispetto ad altri erogatori. Quindi possiamo avere una protezione di un altro livello con costi di consumo e di prodotti appunto molto ridotti. Meno prodotti, meno dispersione di sostanze nocive e la natura ringrazia. Ma a ringraziare sono anche le aziende, perché potranno contare su ambienti di lavoro più salubri spendendo meno che per una sanificazione giornaliera. Inoltre per il personale sarà più difficile ammalarsi e di conseguenza assentarsi. L'idea era proprio questa, quella in qualche modo di abbattere l'impatto economico ma anche organizzativo delle assenze negli ambienti di lavoro dovute alle malattie stagionali, la classica influenza stagionale. Questo è stato l'incipit da cui siamo partiti. Poi evidentemente in fase di ricerca, di sviluppo, siamo arrivati ben oltre ed oggi questo tipo di soluzione può essere applicata in tutti gli ambienti dove noi viviamo per una protezione ed una prevenzione continua che dura 3 mesi. Non ci sono studi in Italia su quello che è l'impatto economico delle assenze dal lavoro per malattia. Negli altri paesi sì, è un impatto molto importante. Ovviamente tutto questo è stato poi reso esponenziale dalla pandemia ed oggi purtroppo ne conosciamo bene i costi. Tutto questo è stato possibile anche grazie a un'iniziativa della Regione Marche che sostiene i primi passi delle start-up innovative. Ed è così che Viraschutz potrà estendere i suoi brevetti, proseguire l'attività di ricerca e sviluppo, che già vanta una forte componente femminile, ma anche creare 14 nuovi posti di lavoro. È una legge che fa un quadro normativo regionale sulle imprese innovative, che sono quelle iscritte all'albo speciale della Camera di Commercio, che introducono innovazioni, invenzioni o comunque che innovano i processi produttivi o i prodotti. Questo fatto secondo noi è fondamentale per 2 ragioni. Il primo perché sollecita l'impresa a fare ricerca e sviluppo, il secondo perché introduce un tema di qualificazione del lavoro soprattutto sulle fasce alte della formazione, della alta specialità, post laurea e post diploma. E questo poi introduce il secondo tema di una industria, di un'impresa piccola e media che ha bisogno di essere innovata, di vedere un trasferimento tecnologico importante, quindi ritengo che questo sia davvero un tema molto significativo. Inoltre vorrei far sapere che abbiamo fatto un bando per 4 milioni di euro per finanziare, a seguito di quella legge, tutte le imprese innovative che hanno presentato un progetto. Ho visto tanti progetti nei settori più disparati che introducono grandi novità e grandi invenzioni dentro il sistema produttivo.